È chiaro che non siamo soli nell'universo, che da qualche parte nell'infinito esistono altri mondi pieni di vita. Creature fatte come noi, o magari simili a piovre o funghi giganti, che non sono ancora in grado di arrivare fin qua sulla Terra, oppure sono più intelligenti di noi e già ci riescono, e sono gli UFO che ogni tanto avvistiamo nei cieli. O forse sono ancora più intelligenti di così e hanno capito che è meglio tenersi lontani dalla razzaccia umana e dal nostro pianeta incasinato. Non lo sappiamo, non ne abbiamo la minima idea. Eppure una cosa è sicura. Per quante forme di vita possano brulicare di là dalle stelle, per quanti brutti caratteri possano fiorire nello spazio senza fine, non esiste nessuno nell'universo che sia più antipatico della mia zia Ines. Era famosa la zia per quanto era antipatica. Quando passava per le vie del paese, le persone si nascondevano e gli animali scappavano. Tutti, tranne i Doberman e i pastori tedeschi, che invece scodinzolavano sottomettendosi al capobranco. E se qualcuno ogni tanto andava a casa sua, era solo perché glielo aveva ordinato il dottore, siccome la Ines sapeva fare le punture. Nelle chiappe, nella pancia, da tutte le parti, le faceva bene e le faceva gratis. Che a sentirlo così può sembrare un gesto generoso e di cuore, ma pure io che avevo 10 anni l'avevo capito subito, che la Ines in realtà ti faceva le punture perché ci provava gusto. Con la siringa in mano e qualcuno in attesa di essere trafitto, di colpo diventava allegra, sorridente e chiacchierina, mentre con gran calma preparava l'iniezione lì davanti ai tuoi occhi e ti mostrava quanto era grosso e appuntito l'ago che stava per piantarti nella carne. Poi prendeva un batuffolo di cotone con l'alcol e ti massaggiava la pelle e, ancora sorridendo, diceva: «Stai fermo, nemmeno un tremito, che una volta un bimbo come te ha tremato appena, l'ago si è spezzato e gli è finito nelle vene, e dalle vene su fino al cuore, e adesso se quel bimbo vuoi andarlo a trovare, devi andare al cimitero». E io non volevo andarlo a trovare, ma in quell'attimo atroce e infinito in cui il cotone si staccava dalla pelle e sentivo il fresco bruciante dell'alcol nel punto che stava per essere trafitto, smettevo di respirare e di quel bimbo sventurato mi preparavo a diventare il vicino di casa. Però alla fine no. Alla fine mi rialzavo ed ero ancora vivo. Ringraziavo la zia e il Signore e uscivo nel mondo fuori che di colpo era luccicante e liscio e pieno di cose solo belle. Almeno fino a quel giorno lì, che era il 1° gennaio e avevo appunto 10 anni. E dal nulla la nonna Giuseppina mi butta addosso queste parole così assurde che sembravano di una lingua straniera, parlata in un paese spaventoso che non avrei voluto visitare mai. «Su, dai, mettiti il giubbotto e pettinati bene, che stasera si va a cena dalla zia Ines!» Così ha detto. Giuro. E se andare a trovarla era una follia, cenare da lei
era una tortura disumana e infinita, come un'iniezione dolorosa che durava un paio d'ore.